Informarsi sul coronavirus è importante. La Regione Puglia ha attivato un numero verde gratuito e un sito internet dedicato. Su regione.puglia.it/coronavirus ci sono notizie, aggiornamenti, numeri utili, comportamenti da seguire. Se sei transitato dalle zone focolaio, sul sito troverai il modulo di autosegnalazione da compilare e inviare agli indirizzi indicati. Chiamando l'800 713931 potrai chiedere quali sono i sintomi, come comportarsi, a chi rivolgersi. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Semplici operazioni, ma fondamentali per noi, le nostre famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro. Informarsi e sapere cosa fare è un vantaggio per tutti. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Emergenza coronavirus. Aumentano i casi in città e il sindaco disperato sui social. State a casa. Controlli a tappeto delle forze dell'ordine. Fioccano denunce. Tantissime le persone ancora in giro per la città. Aumentano i gesti di generosità. Zeppole per i medici e raccolte fondi per comprare attrezzature sanitarie. L'Italia sedesta, i tifosi del Bitonto al fianco di quanti sono in prima linea per affrontare questa emergenza. Buonasera e bentornati al Doppio Zero Notizie, l'appuntamento settimanale con il notiziario di Radio Doppio Zero. Lo abbiamo sentito dai titoli, siamo in piena emergenza coronavirus e anche nella nostra città i casi purtroppo aumentano. A dare gli ultimi aggiornamenti proprio questa mattina il sindaco Michela Baticchio sulla sua pagina Facebook. A Bitonto i contagiati salgono a numero 6 persone, 4 sono i dati ufficiali, 2 sono persone che si sono volontariamente dichiarate positive al tampone attraverso i propri cari che hanno pubblicato questa dichiarazione su Facebook. Se fosse vera, ma non è confermata ufficialmente, la notizia di 2 esponenti di forze dell'ordine, anch'essi esposti al contagio, che non mi meraviglia, perché gli operatori sanitari, gli operatori delle forze di sicurezza, gli agenti di polizia municipale che voi ci obbligate ad utilizzare anche per lo straordinario, per fare da babysitter ad ogni cittadino che si comporta male, sono tutti esposti. Un'altra diretta Facebook, un altro appello. Il sindaco di Bitonto non smette di tenere aggiornati i cittadini sulla situazione attuale rispetto al coronavirus. Al momento infatti sarebbero 6 i bitontini contagiati. Nei giorni scorsi si è registrato anche un decesso dell'anziano contagiato a Palombaio. Preoccupa il numero di persone asintomatiche e dei casi che potrebbero aumentare anche dopo l'ondata di rientri dalle regioni del nord. Il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo della Task Force della Regione Puglia, ha confermato che le misure restrittive dureranno almeno fino all'estate e che la preoccupazione più grande resta non riempire gli ospedali pugliesi, rendendo difficile la cura dei casi e mandando al collasso il sistema. Vedendo il bollettino ufficiale della Regione Puglia della Protezione Civile, Bitonto è assolutamente nella media degli altri comuni, ma ripeto che queste statistiche non servono assolutamente a nulla, perché i dati che ci vengono offerti, i dati ufficiali che ci vengono offerti, potrebbero essere tranquillamente ribaltati da una situazione reale che non possiamo conoscere per la questione asintomatici. Non è vero che il momento peggiore ce lo siamo lasciato alle spalle. Il momento peggiore lo stiamo vivendo adesso e ci accorgeremo dei risultati di tutto quello che stiamo facendo la settimana prossima, quando cominceremo a vedere i dati dell'ondata peggiore.
Prepariamoci a una Pasqua molto complessa e molto difficile. Prepariamoci anche al fatto che le strutture pubbliche non potranno essere più efficienti come lo sono adesso. E ci sono ancora chiusure per contenere il contagio da coronavirus. A tirar giù la saracinesca anche locali con distributori automatici, bar e punti ristoro delle stazioni di servizio urbane. L'imperativo è restare a casa. Distributori automatici, bar e punti ristoro nelle stazioni di servizio sulle strade urbane. Anche per loro scatta la chiusura. I provvedimenti adottati dal Comune di Bitonto e dal Prefetto di Bari per l'intera area metropolitana hanno tutti un unico obiettivo: il contenimento del contagio da coronavirus. L'emergenza impone infatti di sospendere le attività in cui è difficile non creare assembramenti. Da Palazzo Gentile disposta inoltre la riduzione delle corse dei pullman e la chiusura di scuole e uffici comunali per poter sanificare ambienti e bus. Affinché le mosse per prevenire la diffusione del Covid-19 siano efficaci, però, ognuno dovrà fare la propria parte, restando in casa. A ricordarlo ancora una volta a tutta la cittadinanza è Michela Baticchio. Durante una diretta Facebook, il sindaco ha anche invitato a non dare la caccia all'untore. La caccia all'untore non serve perché il virus non si trasmette calpestando la stessa superficie che ha calpestato una persona contagiata. Il virus non si trasmette perché c'è un conoscente del contagiato con cui magari avete parlato. Il virus si trasmette se c'è un contatto diretto, se c'è trasmissione di saliva, se ci si starnutisce in faccia e uno dei due è contagiato. Non possiamo sapere in questo momento realmente quanti contagiati ci sono, perché non ci possiamo basare solo sui dati ufficiali, che al momento parlano di soli due contagiati nel territorio di Bitonto. Ma questo non significa nulla, perché come sapete ci sono anche le persone asintomatiche, che pur essendo contagiate non hanno la possibilità, potrei anche esserlo io, potreste essere voi che mi state guardando, che possono poi però trasmettere il contagio stesso. Quindi l'unico modo, l'unico per salvare la salute dei nostri cari, della nostra famiglia e quindi della nostra comunità è quello di restare a casa. Un appello poi anche alle attività commerciali, che pur potendo restare aperte secondo il decreto, non sono certe di poter mantenere la distanza di sicurezza tra dipendenti e clienti. Tutte quelle attività che sono consentite per legge, io a loro faccio un appello. È vero che ve lo consente la legge, ma nel momento in cui siete consapevoli che non è possibile far rispettare i limiti o come potete mettere la mano sul fuoco che i vostri clienti non si stiano contagiando l'uno con l'altro per una distanza ravvicinata, allora un appello, anche se la legge ve lo consente, chiudete l'attività. Io non voglio seppellire altri morti. E se li devo seppellire, devo essere in grado, devo essere certo, sicuro di aver fatto tutto il possibile per averlo evitato. Inoltre ci preme ricordare che l'assessorato al welfare ha attivato il servizio di consegna a domicilio da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 con consegna nel pomeriggio. Si invitano i cittadini a recarsi poi presso gli uffici postali solo per operazioni indifferibili e urgenti. Anche i pagamenti di utenze in scadenza sono differibili, stante la proroga di numerosi termini in forza alle disposizioni legislative. Saranno effettuati inoltre controlli a campioni per verificare l'urgenza e l'inderogabilità delle operazioni di coloro che si recheranno all'ufficio postale, ai sensi delle disposizioni previste dal DPCM dell'11 marzo 2020. E proprio parlando di controlli, fioccano le denunce per quanti continuano ad andare in giro senza giusti motivi. Molti di questi sono ragazzi o lavoratori che proprio non riescono a fare a meno del caffè mattutino. C'è chi ancora esce a bere birra in piazza, a festeggiare compleanni in locali privati, a fumare sigarette nel tragitto verso casa di amici, intere famiglie che proprio non riescono a fare a meno del caffè e si recano nelle stazioni di servizio sulle strade provinciali, le uniche ancora aperte. I bitontini insomma stanno dimostrando di essere davvero bitonti, sottovalutando la grande emergenza da coronavirus, nonostante stiano arrivando messaggi da ogni parte e da ogni istituzione.
situazione. Assieme alle raccomandazioni, però, stanno fioccando anche numerose denunce per l'inosservanza dei provvedimenti del decreto ministeriale dell'11 marzo scorso. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, con il supporto prezioso della Polizia Locale, hanno denunciato oltre 60 persone a piede libero. La loro posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria. La pena prevista potrebbe prevedere da un'ammenda pecuniaria di 206 euro all'arresto fino a 3 mesi. I controlli sono stati rafforzati anche di mattina e pomeriggio, quando sono più numerosi gli assembramenti. Soltanto nella giornata di ieri sono state 123 le auto controllate dagli agenti della polizia locale all'ingresso e all'interno della città, soprattutto nelle vicinanze degli esercizi commerciali. Le forze disponibili, come scrive il sindaco su Facebook, sono raddoppiate rispetto agli ordinari turni. La speranza è sempre la stessa, che ci sia sempre meno gente in strada per evitare contagi. Nelle farmacie le mascherine sono ormai introvabili, ma se da un lato c'è chi si è ingegnato con una stampante 3D, le sarte bitontine hanno dato il loro contributo con la loro macchina da cucire per aiutare la polizia locale e la polizia di Stato. Nelle farmacie le mascherine sono ormai introvabili e persino quelle certificate in viaggio dall'estero tardano ad arrivare, ma i bitontini sanno come rimediare. Se da un lato c'è chi si è ingegnato con la stampante 3D, dall'altro alcune sarte concittadine con metodi più tradizionali hanno attivato le loro macchine da cucire per confezionare delle mascherine fatte in casa, per se stesse ma anche e soprattutto per aiutare gli altri. Si tratta di Beatrice Pica e Assunta Palladino, che si sono messe al lavoro per rispondere alla richiesta dell'assessore Rino Mangini e per offrire ai vigili urbani delle protezioni di stoffa. È di qualche giorno fa, infatti, la richiesta di Mangini alle sarte di venire in soccorso dei vigili urbani, categoria che non può certo stare a casa, ma che è sprovvista di mascherine. La richiesta è di cucire mascherine che, sebbene non proteggano al 100% dal virus, forniscano una minima protezione. Sono contenta e onorata di aver risposto tempestivamente all'invito dell'assessore Rino Mangini e nel mio piccolo di aver contribuito alla sicurezza della polizia locale. E non solo, perché sono state tante le richieste dei miei concittadini e quindi grazie, grazie, grazie di cuore e mi raccomando, a tutti vi dico, rimanete a casa, anzi restiamo a casa. E parliamo ancora di gesti di generosità, perché durante la festività di San Giuseppe alcuni pasticceri hanno portato all'ospedale Miuli di Acquaviva 1000 zeppole. Alcuni vassoi sono arrivati anche da Bitonto. Nel pieno dell'emergenza coronavirus, ognuno ha cercato di festeggiare come da tradizione, con un clima e uno spirito sicuramente diversi, San Giuseppe, nonché la festa del papà. Un gruppo di pasticceri della provincia di Bari, Eustachio Sapone e Vincenzo Casucci di Acquaviva delle Fonti, Piero Netti di Castellana Grotte e Giuseppe Salerno di Bitonto, ha preparato e donato più di 1000 zeppole ai pazienti e al personale sanitario dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, centro Covid-19. Con questa bellissima iniziativa è stato donato qualche piccolo sorriso, attimi di affetto e di spiccata vicinanza ai pazienti e agli operatori che stanno svolgendo il loro servizio di assistenza sanitaria e si stanno preparando al picco atteso nei prossimi giorni, sperando non ci sia. Una scelta questa dettata dall'etica professionale d'altri tempi, frutto di generosità e altruismo, in un momento in cui il rispetto e la salute hanno la precedenza. Questo è il momento della resistenza e dell'unità e della speranza che spazza via la paura che si diffonde nel mondo. Non ci resta che ringraziare le iniziative dei pasticceri che danno lustro alle nostre città, creando il senso di comunità. Il coronavirus ferma il campionato e anche il fantacalcio. Per un gruppo di amici del Barese non c'è più voglia di giocare. A vincere il montepremi della loro lega però è la sanità pugliese. Fino al 9 marzo, quando il campionato di Serie A non era ancora stato sospeso, erano agguerritissimi. Formazioni studiate sin nel dettaglio per poter trarre il meglio dai giocatori acquistati nelle aste e ambire al ricco montepremi. Quando il coronavirus ha però iniziato a minacciare l'Italia intera e il nostro territorio, non hanno avuto dubbi. Non c'è più tempo e voglia di giocare. Addio fantacalcio e addio poste in palio, da destinare davvero a chi ne ha bisogno, il sistema sanitario pugliese.
Un gruppo di amici del Barese, tra cui anche un bitontino, ha infatti deciso di fare una donazione alla Regione Puglia per poter contribuire alla battaglia contro il Covid-19. Un gesto bellissimo, quello della Lega Money Lukaku 2019-2020, che dimostra quanto i ragazzi possano essere responsabili e generosi. Iniziativa che si spera possa essere copiata anche da altri fantallenatori e non. Ricordiamo che chiunque volesse partecipare alla raccolta fondi potrà effettuare un bonifico di qualsiasi importo sul conto corrente creato appositamente dalla Regione Puglia. Radio Doppio Zero continua il giro per l'Europa, la ricerca di bitontini fuori sede, un cammino fatto di videomessaggi da chi non può tornare nella propria terra natia per questioni di lavoro o perché impossibilitato, ma che tramite le parole cerca di essere il più vicino possibile alle famiglie. Continua il nostro viaggio in giro per l'Italia e non solo, con i nostri amici concittadini lontano da casa. L'emergenza coronavirus si sta evolvendo in questi giorni in maniera sempre più importante, ma un messaggio di affetto e di speranza in questo momento delicato non può far che bene. Questa volta abbiamo deciso di dar voce a Rocco, che vive a Torino, e siamo andati oltre Manica, e più precisamente a Leeds, in Inghilterra, da Enzo, a farci raccontare come stanno vivendo questo periodo. Io sono uno di quelli che ha deciso di restare qui, ma non nego che nel momento in cui è stata dichiarata inizialmente zona rossa solo la Lombardia, sono uno di quelli che ha valutato il rientro a casa, perché il panico fa dei brutti scherzi. Poi, valutando con calma, ho deciso di restare qui, ma fondamentalmente perché non si vuole danneggiare nessuno in questo momento, né nella propria famiglia né nella propria terra. E il miglior modo per proteggere chiunque è stare il più fermi e saldi possibili nella propria posizione, mantenere la posizione. E mi auguro che finisca presto questa pandemia in modo da tornare a casa e riabbracciare un po' tutti. Vi mando un abbraccio virtuale a distanza. Ciao. Ciao ragazzi, mi chiamo Enzo e vivo a Leeds in Inghilterra, nella West Yorkshire, al nord della terra d'Albione, quasi vicino a Manchester e quasi ai confini con la Scozia. Il mio primo pensiero in questo momento va sicuramente ai miei familiari, ai miei parenti e ai miei più cari amici, per quello che stanno vivendo in questo momento e per quello che stiamo cominciando a vivere noi in questo momento qui in Inghilterra, visto e considerato che il virus e tutto il suo fenomeno sono diventati molto più grandi di quelli che ovviamente poi il governo inglese ci si aspettava. Spero che tutta questa situazione finisca al più presto, perché comunque non si può più andare avanti così, non si può assolutamente più andare avanti. E spero che voi in Italia, così come in tutto il mondo, riuscirete a oltrepassare e a sconfiggere questo virus. Vi saluto tutti, forza Italia, non molliamo mai ragazzi. In questo momento così difficile, anche le radio italiane hanno deciso di dare il loro contributo diffondendo in maniera unificata sulle loro emittenti FM web l'Inno di Mameli e tre canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Radio Doppio Zero c'era. In questo momento così difficile per la nostra nazione, probabilmente abbiamo riscoperto la nostra unità nazionale. I social sono pieni di episodi di condivisione fatta di canzoni, balli o la semplice possibilità di ritrovarsi su un balcone e salutarsi per sentirsi meno soli in questa forzata quarantena. E mentre i VIP si affannano a cercare fondi per i nostri ospedali e quotidianamente risuonano i messaggi di attenzione nell'affrontare questo virus, anche la radio ha deciso di fare qualcosa per sentirsi più vicina alla gente comune. Ieri, venerdì 20 marzo alle 11, per la prima volta nella storia del nostro paese, tutte le radio d'Italia, nazionali e locali e su tutte le piattaforme, hanno suonato l'Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. E la Radio per l'Italia, l'iniziativa pensata per dare un segnale di conforto e di unione. Ed anche Radio Doppio Zero ha fatto la sua parte aderendo all'iniziativa nella giornata in programma. È la prima volta che accade a quasi 100 anni dal primo programma radiofonico, che risale al 6 ottobre del 1924. Un'iniziativa straordinaria e unica che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all'Italia, che deve andare avanti unita e mostrandosi coesa in questo momento di emergenza nazionale.
E la felicità donata dall'arte è contagiosa. A Bitonto questa settimana sono state promosse nuove iniziative culturali, dal corso base di lingua dei segni su Instagram ai video di performance artistiche. La felicità donata dall'arte è contagiosa e rende creativi. Infatti, a Bitonto sono state promosse nuove iniziative culturali sui social network nel corso di questa settimana. La bitontina Anna Vacca e l'altamurana Cecilia Capozzo, due assistenti alla comunicazione, hanno creato un format innovativo. Resto a casa, gioco e imparo con la LIS, in diretta 3 volte alla settimana sui loro profili Instagram. Si tratta di un corso base della lingua italiana dei segni, per udenti e non. Il nostro motto di questi giorni, quindi insieme ce la facciamo, supereremo anche queste, insomma. Allora, oggi io e Cecilia abbiamo pensato proprio di far vedere, far riconoscere, spiegare le lettere dell'alfabeto, perché anche quelle sono importanti. Iniziamo dalla prima, la lettera A. La A si segna in questo modo, è tipo un pugno, però in realtà le dita appunto non sono chiuse così, ma le troviamo così, e questa è la lettera A. Mm-hmm. Ah. Poi abbiamo la B, è un 4 in verticale, questa è la configurazione della mano, B. Asteria Space ha chiamato a raccolta tutti gli scrittori per pubblicare sul suo blog racconti di almeno 10 pagine. L'idea in cantina è quella di dar vita a un 800esco romanzo d'appendice in una veste contemporanea. Hanno risposto all'iniziativa Barbara Buttiglione, Anna Maria Pazienza e Pier Giorgio Meola. La bitontina Francesca Di Coste, sul suo profilo Instagram, ha creato la rubrica Share Art, a cui diversi artisti, tra cantanti e musicisti, hanno aderito, permettendole di condividere video di loro performance. Io sto semplicemente cercando di diffondere la bellezza sul web, quindi aspetto i vostri video mentre cantate, ballate, recitate in casa. Ho avviato questa rubrica dal nome Share Art ai tempi del coronavirus. Mi trovate su Instagram come Dick Fra, tutto attaccato, minuscolo con la K, e su Facebook come Francesca Di Coste. La compagnia Okiko Drama ha mantenuto viva la sua arte, condividendo sui social video di performance dei suoi componenti, tra questi quelli di Emanuele Licinio, con la recitazione di alcuni monologhi d'autore come Don Juan de Marco, un film del 1994, e di Alessia Ricciardi, che si è cimentata con il canto interpretando Alleluia di Leonard Cohen. Alleluia, alleluia. E anche il Bitonto Calcio gioca la sua partita a sostegno di medici, degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine impegnati nella lotta all'emergenza Covid-19. Ecco i video messaggi dei tesserati neroverdi per sensibilizzare tutti in questi giorni di difficoltà nel motto L'Italia se desta. Questo è un messaggio di ringraziamento per tutti i medici, infermieri, operatori sanitari che in questi giorni terribili stanno svolgendo un lavoro veramente straordinario. Per non vanificare questo loro lavoro prezioso, cerchiamo di attenerci a quelle che sono le buone regole comportamentali e per chi può, restando a casa. Sicuramente presto torneremo a vivere, presto torneremo a festeggiare, presto sicuramente torneremo sui campi di calcio. Forza Italia. Ciao ragazzi, sosteniamo tutti insieme le forze dell'ordine e gli operatori sanitari che in questo momento stanno facendo davvero un gran lavoro. Restate tutti a casa e presto ne usciremo. Dai, Forza Italia. Ciao ragazzi, sosteniamo le forze dell'ordine e gli operatori sanitari. Restiamo a casa, Forza Italia. Ciao ragazzi, vi ricordo di rimanere a casa e di rispettare tutte le norme. Un particolare ringraziamento va a tutto il personale sanitario italiano che si sta impegnando nella lotta contro il virus. Forza Italia, forza italiani, forza Bitonto.
Un ringraziamento particolare va a chi in questo momento sta lavorando per noi, a medici, infermieri e forze dell'ordine. Diamo anche noi un contributo restando a casa. Forza Italia, Italia sei desta! Ciao a tutti, vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti gli operatori sanitari e le forze dell'ordine, perché in questo momento così difficile per noi si stanno rivelando degli eroi. Forza Italia, Italia sei desta! Restiamo a casa! Ciao ragazzi, un saluto particolare a tutti gli operatori sanitari che stanno svolgendo uno straordinario lavoro per noi. Rimanete a casa e forza Italia. Restate a casa anche voi come me. Preveniamo la diffusione del virus. Non affanniamo il lavoro di chi ogni giorno combatte già questa battaglia. Il mio ringraziamento va proprio a loro, a tutti gli operatori sanitari, volontari inclusi. Ce la faremo, forza Italia, Italia sei desta. Ciao a tutti, restiamo a casa. Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno lavorando per noi. Forza Italia, l'Italia sei desta. Restiamo a casa, non vanifichiamo il lavoro di personale medico e forze dell'ordine. Tutti uniti ne usciremo più forti di prima. Forza Italia, l'Italia si è desta. Ciao ragazzi, per rispetto di tutti i medici ed infermieri italiani, mi raccomando, restiamo a casa. Facciamo sì che questa cosa finisca il prima possibile. Andrà tutto bene, Italia si è desta, sempre forza di tonto. Ciao a tutti ragazzi. Per superare questo momento dobbiamo restare tutti a casa e soprattutto rispettare le regole e ringraziare tutti gli addetti ai lavori che ogni giorno lottano per superare questo momento. Un ringraziamento speciale a tutte le forze dell'ordine e gli operatori sanitari per quello che stanno facendo per noi in questo momento. Forza ragazzi, restate a casa e tutti insieme ne usciremo presto. Forza Italia, Italia sei desta. Mi raccomando ragazzi, rimaniamo a casa. E un ringraziamento particolare a tutti i medici sanitari e le forze dell'ordine che stanno facendo un grosso lavoro per noi. Mi raccomando, rimaniamo a casa e tutti insieme ce la faremo. Ciao ragazzi, volevo fare un ringraziamento particolare a tutto il personale ospedaliero che sta uscendo in questi giorni per aiutarci a sconfiggere questo virus. Forza, tutti insieme restiamo a casa. Ciao ragazzi, in questo momento così difficile cerchiamo anche noi di aiutare lo splendido lavoro che stanno svolgendo dottori e forze dell'ordine. Restiamo a casa e ne usciremo vincitori tutti quanti. Forza Italia! Ciao ragazzi, restiamo a casa e rispettiamo le regole. Un ringraziamento speciale va a chi sta prodigando per salvare vite umane. Un abbraccio forte a tutti, ci vediamo presto. Forza Bitonto, Forza Italia, Italia sei desta. Ragazzi, un ringraziamento particolare ai medici e agli infermieri per l'aiuto che ci stanno dando. Restate a casa e tutti uniti ce la faremo. Forza Italia! Ciao ragazzi, un ringraziamento particolare a tutti gli operatori sanitari e alle forze dell'ordine che cercano di salvare le nostre vite. Insieme ce la faremo, distanti ma uniti. Forza ragazzi, l'Italia si è desta. Ciao ragazzi, un ringraziamento particolare a tutto il personale ospedaliero e chi in questo momento deve uscire di casa per andare al lavoro. Facciamo un lavoro di squadra, restiamo a casa. Ciao a tutti, da casa Montandi volevamo ringraziare a tutti i medici, dottori e forze dell'ordine per il lavoro svolto fino a questo momento. Volevamo dire forza Bitonto, forza Italia, andrà tutto bene. Saluto. Ragazzi, rispettiamo le regole che ci hanno dato, rimaniamo a casa, è importante per la salute di tutti noi e i nostri cari. Ringraziamo a tutti i medici e infermieri e le forze dell'ordine che sono loro gli eroi di questo periodo. Forza Italia, Italia sei desta. Sono giorni terribili che non vorremmo vivere più. Ecco perché nel nostro piccolo possiamo fare soltanto una piccola cosa, ma importantissima per aiutare chi è in prima linea in questi giorni e ci farà uscire da questo momento di crisi. Restiamo a casa. Un saluto a tutti i tifosi neroverdi e alla comunità bitontina. Italia si è desta. Un saluto affettuoso a tutti. Vorrei ringraziare chi ogni giorno si espone in prima linea, come le figure sanitarie, tra cui mia moglie, e le forze dell'ordine. Forza Italia, Italia si è desta. Ragazzi, un momento difficile per tutti. Adesso più che mai bisogna fare squadra. Restiamo tutti a casa, ricarichiamoci e pronti per ripartire più forti di prima. Ricordiamoci che siamo italiani. Forza ragazzi, non molliamo! Ciao a tutti, volevo fare un appello a tutti i cittadini di Bitonto di rimanere a casa, rispettiamo le regole. Un ringraziamento speciale va agli infermieri, ai medici e alla polizia che in questo momento ci stanno dando una grande mano. Speriamo di ritornare a più presto e forza Bitonto! Anche io resto a casa, forza Bitonto! Forza ragazzi, è il momento di dare il meglio di noi. È il momento di stare a casa, continuiamo a stare a casa, ok?
È l'unico modo che abbiamo per aiutare i nostri angeli, i nostri eroi, che sono i medici in primis, e poi le forze dell'ordine e tutti coloro che non possono restare a casa. Coraggio Italia, l'Italia si è desta! Nell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria? Le forga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Ciao! Salutarci un appuntamento per il prossimo 23 marzo e 24 marzo. A partire dalle ore 10 sulla pagina Facebook di Radio Doppio Zero ci sarà un flash meeting, una tavola rotonda sul web per parlare di economia prima e dopo. Noi vi auguriamo un buon fine settimana e vi invitiamo ancora a rimanere a casa. Noi proveremo con mezzi un po' più artigianali, lo state vedendo anche questa settimana, gli studi sono stati fatti a casa. Ma proviamo comunque a tenervi compagnia, un momento di sacrificio che può salvare la nostra vita ma soprattutto quella degli altri. Noi per augurarvi un buon fine settimana, una buona serata, vi lasciamo con la rubrica Chefs Annette a cura di Anna Veriello, che ha preparato un'ottima crostata fatta in casa, un buon suggerimento per passare tutti insieme la domenica. Ancora buona serata e alla settimana prossima. Buongiorno, oggi ci prepariamo per una bella crostata. Abbiamo messo 250 g di farina, 2 tuorli d'uovo, 125 di zucchero a velo, 150 di burro freddo da frigo tagliato a tocchetti, la buccia grattugiata del limone, marmellata del gusto che vi piace. Ora andremo ad impastare il tutto. Metteremo i tocchetti di burro con lo zucchero direttamente nella farina. Una volta che avremo un composto sgretolato, quindi farinoso, aggiungeremo la buccia di limone e le uova. Dobbiamo essere veloci ad impastare il tutto per far sì che l'impasto non si scaldi. Stringendo tra i polpastrelli, sgretoliamo il burro insieme allo zucchero. Ecco il composto farinoso. Facciamo una piccola conca centrale, prendiamo le uova, i tuoi tuorli, gli albumi comunque ce li siamo tenuti, non si sa mai, dovesse servirci ne aggiungiamo un po'. Versiamo i tuorli e piano piano con la forchetta iniziamo a preparare il tutto, ad amalgamare il tutto. Prima con la forchetta e poi passeremo alle mani. I due tuorli sono stati sufficienti, non abbiamo avuto necessità di aggiungere un po' di albume. La palla è bella liscia, ora la copriamo, mettiamo su un piattino, la copriamo con della pellicola e la mettiamo in frigo per almeno mezz'ora a riposare. Questo fa sì che si ricompatti il burro all'interno e ci permette una migliore resa del prodotto. Usciamo il panetto dal frigo, ce ne prendiamo una parte più grande, spolveriamo sia il piano di lavoro che sul panetto e iniziamo a stendere col mattarello. Questa sarà la base per la nostra crostata. Rivestite la teglia con l'impasto steso, versateci sulla marmellata e ora con il restante impasto andiamo a stenderlo e a ritagliare delle striscioline che copriranno la torta. Ho poco impasto per volta per evitare di aggiungere troppa farina, quindi prendiamo le striscioline e le mettiamo alternate, prima in un verso e poi nell'altro. Logicamente con una mano è difficile. Le mettiamo, le fissiamo e continuiamo così fino a completare la chiusura della crostata. Completiamo la crostata con le striscioline, andiamo anche lungo i bordi per sigillare e ora la mettiamo in forno. La temperatura solitamente è sui 150 gradi,
non di più, ventilato, però io non mi permetto mai di dare un'indicazione precisa poiché ognuno di noi è abituato al proprio forno, quindi mettete la temperatura che solitamente mettete quando fate voi dolci. Ok, a tra un po'. Sforriamo la nostra bella crostata e la appoggiamo su una grata leggermente rialzata per far sì che il calore arriegge e quindi non la inumidisca ulteriormente. La lasciamo qui finché si raffredda e poi possiamo degustarla direttamente dalla teglia o mettendola in un piatto di portata. Buon appetito, chez Annette! Informarsi sul coronavirus è importante. La Regione Puglia ha attivato un numero verde gratuito e un sito internet dedicato. Su regione.puglia.it/coronavirus ci sono notizie, aggiornamenti, numeri utili, comportamenti da seguire. Se sei transitato dalle zone focolaio, sul sito troverai il modulo di autosegnalazione da compilare e inviare agli indirizzi indicati. Chiamando l'800-713931 potrai chiedere quali sono i sintomi, come comportarsi, a chi rivolgersi. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Semplici operazioni, ma fondamentali per noi, le nostre famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro. Informarsi e sapere cosa fare è un vantaggio per tutti. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.